Oggi iniziamo con raffrontare la sceneggiatura, ma non nel senso della scrittura, quanto nella gestione dello script, il comset. E in questi 3 giorni vedremo vari aspetti fino a creare un pacchetto per il mercato. Con noi oggi c'è Giovanni No, Robbiano. perché tu con il mercato Non so se avete già letto il curriculum, comunque ha studiato a New York University. No, No? No? cioè, Quasi, se mi quasi. dice è Sandoriano, cioè, ma hai toccato proprio su una cosa, cioè, Columbia, sono proprio i rivali quelli. Così. Porca miseria. Comunque, A vari lavori Columbia. per quanto No, riguarda la fa lo stesso. sceneggiatura. Non sono Comunque, Sandoriano. adesso affronterete con lui tutti questi aspetti. Ma no, adesso l'ho genato, dai. Va bene, funziona. Fratello, noi siamo azzurro chiaro, azzurro e abbiamo come stemma il leone. Loro sono viola e hanno la fiaccola. È come dire Roma, Lazio, Milan, Inter, no? Sì, non nominare la terza dicotomia perché esiste solo. A casa mia c'è solo una squadra, poi ci sono. Guarda, Non c'è. a Genova c'è solo una squadra, poi c'è una località di periferia impronunciabile che ha un'accolita di delinquenti, addirittura adesso presieduti da un cocainomane. Attenzione a quello che si dice. Ma io mica detto Ah, è vero, il sto nome parlando dell'Ampi Casassa. Con cui rispetto, no, va bene, perché poi se no dite, ma cazzo, noi paghiamo e questo qui viene a fare il cazzone. Allora, più o meno abbiamo 3 giorni che io avrei diviso così. Oggi vorrei parlare di che cos'è una storia, facendo molti esempi, insomma, abbiamo tanto tempo per approcciare la generalità del problema, perché Graziella mi ha chiesto, sì, va bene, no, però questo non è un corso di sceneggiatura, sono 3 giornate di formazione per gente che poi produca i propri Progetti. elaborati. Abbiamo una giornata anche che dovrebbe essere dedicata a questo, poi ce la gestiamo. Naturalmente gli esempi o i bisogni, infatti, i bisogni che avete sono a misura di quello che volete fare e anche del livello che avete o che volete raggiungere, cioè c'è qualcuno che magari è qui solo per curiosità, c'è qualcuno che ha un'attività avviata e ha bisogno, come dire, per esempio, parlando con lui, ieri tu Subito. hai un tuo progetto, no? E quindi avrai delle cose specifiche da chiedere e lo faremo. Allora, io sostanzialmente in 2 giorni cosa cerco di fare? Approcciare il problema da un punto di vista generale, non generico, cioè darvi delle informazioni che spero siano utili, perché cioè, le sposto da un livello un po' più alto. È inutile che, ok, la natura della storia o della drammaturgia, il problema comunicativo, o che cos'è il cinema, no, vabbè, questo lo diamo abbastanza per acquisito. Magari ci torniamo però con degli elementi più di livello un pochettino più avanzato, cioè do abbastanza per acquisito che voi siete qui anche i ventunenni con una serie di competenze, con una serie di dati che conoscete, che spesso non sono tutt'altro che acquisiti. Poi vorrei usare il giorno successivo per andare su delle cose molto più specifiche che hanno a che fare col linguaggio. Cioè, cerchiamo di analizzare e quindi perfezionare i nostri strumenti, i nostri strumenti comunicativi specifici. Cioè, io tendo a non parlare più di cinema, cioè, o se parlo di cinema parlo in termini generali, cioè parlo di sistema audiovisivo. Il mercato oggi ci dice che esiste una differenza sempre meno marcata tra ambiti che una volta erano molto definiti. Cinema, televisione, però non so, per esempio narrazione, documentario, web, cioè,
si pensava, secondo me, qualche anno fa che si andasse verso una forma di specializzazione sempre più spinta. Secondo me il processo invece è un processo di totale integrazione e quando detto finirà, ma non lo dico che finirà, cioè che non faremo più, però noi siamo all'interno di un processo di grande cambiamento del sistema dei media e secondo me di grande cambiamento positivo, cioè se, faccio un esempio, ieri dicevo parlando informalmente con i ragazzi, c'è lui ma altri due, c'erano, cioè sono spariti, vabbè tornano, no perché hanno da fare, se dico in questo momento le cose più interessanti le vedi alla televisione piuttosto che al cinema, non è una cosa di cui mi rammarico, cioè io questo aspetto romantico che bisogna andare in sala, spegnere la luce eccetera eccetera, avendo una certa età, una famiglia, cioè a me la sera pesa uscire, andare in macchina, trovare posteggio, c'è freddo, i reumatismi, andare al cinema, cioè impegnare 4 ore di vita per vedere un film. Oggettivamente io godo come un riccio quando ho lo schermo, adesso veramente l'obiettivo della vita è il 4K, cioè quando io ci avrò uno schermo 60 pollici, 4K, che oramai con 1500 euro te lo compri, eh? No, vabbè, non è che sono pochi, però una volta erano 6-7 mila euro, adesso cioè, a Genova vai a mangiare 3 volte fuori e ti sei fatto lo schermo, eh? Cioè, mica Taranto che compri a 1,20, cioè, ciao. secondo me ci si sposta al di là delle battute molto più sul piano del contenuto che del mezzo. Cioè, voi dovete preoccuparvi di avere un'idea e un progetto audiovisivo. Come lo farete oggi? Io ieri sono stato a una riunione, va bene, abbastanza... cioè, la mia mattinata di ieri era a Torino per prendere l'aereo, ma... primo incontro, un attore conosciuto, ma diciamo un po' in calo, per cui non faccio nomi, che mi hanno proposto di fare un film a 20.000 euro. Non ci sono soldi, quanto c'è? 20.000 euro, cioè, ho già capito come sceneggiatore, non c'è, allora 20.000 euro, sceneggiatore quanto può prendere? Niente, va bene, però posso anche dire, va bene, vi dedico, ragazzi, cioè, vi dedico una settimana, vi scrivo un canovaccio e lo fate. Poi loro mi hanno portato un piccolo promo fatto con la Canon 5D, bello, bellissimo, cioè una cosa che può funzionare, potrebbe anche funzionare. Da lì a dire a un mercato genera un profitto e scusate, lo anticipo, cioè secondo me il sistema professionale è un sistema di scambio, cioè io un po' mi inalbero quando qualcheduno mi dice sì però il cinema, l'arte, sì ho capito, l'arte tira fuori 1,5 milioni di euro e poi parliamo di arte, cioè siamo in un sistema industriale. Cioè per vivere, per sopravvivere in un sistema industriale dobbiamo essere in grado di generare dell'utile, cioè dobbiamo creare una merce. Lo so che è brutto, ma figè, cioè le couché, cioè il mondo è pieno di cosa fai? Faccio il regista, quanti film hai fatto? Niente, ma un sacco di idee. Purtroppo tecnicamente questo non è un professionista, perché la realtà... E qui, non so, per uno che questo mestiere lo fa, il dato è, non mi sto mettendo a distanza, però sto dicendo, assumete fin da subito un atteggiamento professionale, perché se no non va. Ecco. No, la cosa più grave è che c'è gente che ha fatto un cortometraggio ed è un regista, questa è la cosa molto grave. Sì, sono tutti Kubrick, grandi sceneggiatori. Ma guarda, cioè, dico questo, nessuno più di me è indulgente o simpatizza per chi vuole farlo questo mestiere, perché cioè, a 15 anni io volevo fare regista, questo è bello, alla fine l'ho anche fatto, però poi come ho raccontato... ho preso le mie baccate e ho detto facciamo lo sceneggiatore che si sta a casa, cioè è meglio, pagano meno, però non devi avere a che fare con dei fenomeni tipo Ferrero, per far nomi, ecco, cioè, non per dire, ma cioè, Ferrero è uno che ha un'unica fama, cioè non paga, cioè, quindi vederlo come presidente dell'associazione a delinquere mi porta in uno stato di beatitudine, perché so la fine che fanno, è matematico. E sorrido, perché ora godono e poi vedranno.
Preziosi paga poco, ma paga. Se è vero o no? Ok, chiusa questa parente, no, personaggi del genere davvero, cioè, allora io ero, alla mattina ho incontrato questi due e mi prospettavano un'idea di professione, come dire, che ha un suo margine, cioè si può fare un prodotto di nicchia, ma si può anche pensare di avviare un progetto che abbia poi un ritorno. Non sto parlando di guadagnarsi, ma sto parlando di attivare un circuito, cioè un film deve essere visto, se viene visto genera qualcosa che può essere un utile diretto o indiretto, cioè se voi fate un film e avete 100.000 contatti, probabilmente questi li potete, sto parlando naturalmente di contatti online, potete usarli in qualche modo, cioè nello scambio di merce in cui la vostra merce è la vostra idea, altra cosa terrificante quando si inizia questo lavoro, voi entrate in un mercato molto selettivo e molto aggressivo e vendete aria, cioè vi presentate davanti a persone, cosa vuoi fare? Vorrei fare questo, ma costa 3 miliardi, 3 milioni, scusate, io sono cresciuto con le lire. Sì, però non potete dire a questo interlocutore però è bello, cioè dovete in qualche modo allettarlo sul fatto che qualche cosa succeda per lui, che non è solo, attenzione, cioè non dico che sono tutti bastardi che vogliono il grano, in Italia la gran parte sì, cioè viviamo in un paese dove come vanno le cose, insomma voi siete di Taranto, cioè non è che vi devo spiegare delle cose, cioè siamo in un luogo che è simbolo di come vanno le cose in Italia, cioè qualcheduno che non è Gigi Riva, ma insomma, qualcheduno in tasca, qualcheduno si fotte, cioè non è Gigi Riva perché lo stimolo, però è simile come sì, no, ecco, sì, sì. Figurati, ce l'abbiamo avuto a Genova, questo qui ancora vuole, una volta che gli abbiamo smantellato l'Italia, vuole tenersi ancora i terreni e non gli schiodi, cioè, vabbè. Personaggio che purtroppo in Italia, però, finito l'incontro con i due, sono andato a pranzo con altri due colleghi, dopo dicevo che in Italia quando mangiano gli stranieri sono tutti contenti, anche a Torino, si mangia molto bene a Torino, è caro ma si mangia. E avevo un produttore di fronte, giovane, 35 anni, tedesco, che era a Torino per il LEM, ha una sua società, tre soci, ha fatto un film l'anno scorso che è stato a Cannes, a Kinzen, non in concorso perché so è dura, ma in rassegna, che se si parla amabilmente, cosa c'hai? Cioè, entro in un film ungherese che mi hanno proposto, giriamo a marzo, porto, poi cosa c'hai invece di tedesco? Due film, su uno ho preso il finanziamento ieri, cioè esiste, e lo dico anche a voi che siete a Taranto, esiste un mondo al di fuori dell'Italia che, non dico che funziona, però offre. Cioè oggi l'idea di fare questo mestiere a Taranto o a Genova, e perfino a Roma, aggiungo, è suicida, perché non esiste un mercato nazionale, cioè non esiste più, cioè, o meglio, esiste un mercato drogato, cioè, parlavo appunto con questi amici ieri, io ho un amico carissimo con cui ho lavorato che mi ha prospettato la seguente cosa, cioè, lavoro per la società XY, molto conosciuta a livello nazionale, e devono fare, qui lo dico, devono fare un film, da un anno devono fare un film di Castellitto, e questo film è taggato, cioè vuol dire, costa 4 milioni, anche perché il signor Castellitto, oh, no, non mi frega un cazzo di Lange Sven Scrivi, vuole 800.000 euro, 800.000 euro un film di Castellitto, non dico i 4, non fa neanche gli 800, cioè ne ha fatti tot, e i risultati sono, cioè, andatevi a vedere il box office italiano, cioè se un film costa 3 e guadagna 1, questo sistema non può sopravvivere, è drogato. Cioè, allora ci sono dei, come dire, come avrebbe detto Primo Levi, sommersi e salvati. Per ora noi siamo, ma io compreso, siamo tutti tra i sommersi. E ci sono 100 persone in questo paese che lucrano, in una maniera poi non dissimile da quella di Riva. No. Cioè fanno film perché? Perché hanno un sistema di relazioni, ma stanno fuori dal mercato. Ecco, l'Italia è un paese i cui problemi sostanzialmente ruotano attorno a questo. Cioè, il fatto che non è un sistema produttivo industriale sano, c'è sempre qualcheduno che te lo mette nel culo e che ci lucra.
Allora, questo film non parte, però lui dice, ma tu cosa fai? Io ho rifiutato di farlo e faccio una serie di 20 documentari in alta definizione, in 4K sull'Italia, che vendo alla televisione cinese che costano 20.000 euro l'uno. Attenzione, cioè questo può permetterselo, qui faccio una scelta per il mio fegato. Io sono uscito, lo dico come se fosse una cosa gloriosa, da una collaborazione di 2 anni con il più popolare attore italiano, che non è Rocco, si spoglia, per una serie TV che è partita come... Quindi diciamo quello che sta divorziando, ecco. Qui lo dico, qui lo nego, vuol dire. Peraltro, naturalmente, cominciando a lavorare con la moglie, con una persona intelligente, per lavorare in una società assieme. E abbiamo cominciato a... Quando ha divorziato sono cominciati i problemi, perché era il Bova... Demente. C'è proprio un problema di... Cioè, quando è una persona... Quando una persona fa una battuta, e questo dice, perché mi dici questo? Cioè, ma una battuta, si offende delle battute? Cioè, scusa un attimo, no? Come se uno... Cioè, voi Tarantini, cazzo, con queste fisse... perché mi dici questo? Ma è una battuta, no? Poi in posa. Anche, perché mi dici questo? Con voi, anche impostato. Perché mi dici questo? Are you fucking talking to me? Cioè, ce l'hai con me? Allora, questo signore chiama me e un altro... mio, cioè io fortunatamente ho molti studenti che ti portano tanto lavoro, cioè uno dei miei studenti che è Beniamino Catena ed è un ragazzo di grande talento, voi non me lo avete mai sentito, però è il regista di Squadra Antimafia. Squadra Antimafia è un prodotto mediocre, diciamolo, scritto male, però fa 26, 27, 28% e Beniamino è bravissimo perché gli danno della roba e la trasforma in prodotto, no? È bravo, cioè uno che se fosse in Germania farebbe i film e in Italia fa la televisione, viene chiamato e il signore dice voglio fare un action, voglio fare una, perché tu sei, fai Squadra Antimafia, tu fai... Vabbè, non è che vi racconto la cronistoria a partire dal fatto che per un anno e mezzo abbiamo lavorato, cioè io tengo famiglia, un giorno ci ha anche detto se volete lavorare con me così, e abbiamo risposto ma non vogliamo lavorare con te, cioè... Allora è arrivato alla fine un contratto dopo un anno e mezzo. Beh, sono stato fatto fuori da questo, perché alla fine questa cosa qui, dopo un anno e mezzo che ci lavoravi con gli incontri a media, è una cosa meravigliosa, perché tu sei seduto, cioè fossi seduto davanti a voi, noi parliamo amabilmente, poi ti siedi di fronte a media e pensi, ma questo qui con cui sto parlando, ma chi cazzo ce l'ha messo? Prima di tutto ci sono almeno 2 o 3, posso usare il termine tecnico? Certo. Gnocche. Proprio gnocche. Che tu, non so se sono messe lì per stordirti, però di certo non sono messe lì per adiuvare la qualità del prodotto, no? Perché dicono delle cazzate che tu anche nel rispetto che hai nel confronto della cioè, non datelo, questo poi estremizzatelo, però non ho fatto nomi. È anche quello che hai di fronte, ma perché... Perché dici questo? Cioè sei lì, prendi i tuoi 7-8 mila euro al mese, cioè leggi qualcosa, no? Ci sono queste cose rettangolari che si aprono, sono utili per assumere delle informazioni, cioè utilizzali, no? Adesso si può fare anche con le cuffie, non c'è neanche bisogno di fare la fatica di girare le pagine, leggi, no? E vabbè, alla fine questa cosa action, che era una cosa bellica, dove lui era un militare italiano in Afghanistan che... Lo dico perché tanto non si farà più, che incontrava un capo, cioè che prendeva prigioniero un ricercato terrorista e quando comunicava alla base abbiamo preso tizio, tutto contento, era attaccato dai nostri, quindi cioè aveva pestato una merda, come si dice. Bello, cioè, mica che bella idea, cioè, sì perché noi vogliamo fare Homeland. E adesso è diventato, cioè ho letto l'ultima versione, che io in teoria firmo, perché firmo, vabbè, e ci sono, cominciano ad esserci preti, bambini orfani, si è diventato Padre Pio, cioè, si creano uno spazio, porca puttana, no, ecco, porca, che, non posso bestemmiare in streaming, perché, ma porca, ma quando ho letto, ma porca, no. I preti, che cazzo ci fa un prete in Afghanistan? Poi la cosa meravigliosa è quando... E quando ci hanno detto, cioè nella terza riunione, fa
Però ci vuole il romance. Ci vuole il romance. Cioè, traduci, bisogna becciare. Cioè, e io gli ho detto a questo, ma veramente, senza ironia, gli ho detto, ma scusate, ma abbiamo detto che facciamo una pattuglia italiana dispersa nel deserto del nord dell'Afghanistan. Come cazzo ce l'ha messo? Ce l'ha messo una donna? Cioè, Sembra Boris. Eh sì, no, è Boris. No, però ci vuole il nostro pubblico è un pubblico femminile. Ho capito, ma perché ci chiamate a fare una cosa e poi ci dite che volete un'altra? Dopo sei mesi questo, no? Poi non parliamo quando ho detto dobbiamo fare la coproduzione con la Turchia. E quindi, coprotagonista turco. E per due mesi abbiamo vissuto con questo turco. Io naturalmente ho preso nomi di calciatori, li ho mischiati. Ti faccio un capitano turco, te lo metto dentro. Poi la coproduzione con la Turchia non l'abbiamo chiusa. Che facciamo? Il turco lo leviamo. Va bene, leviamo il turco. Questo è vivere, cioè non è creativo, è stupido, no? Perché è tempo buttato. Le donne ce l'abbiamo messa, addirittura adesso abbiamo tre donne. C'erano tre donne, cioè un giornalista embedded. No, loro vanno a fare un pattugliamento e si portano sta giornalista che fa... Poi non la vogliono più, cioè eleva la giornalista, ammazza. Allora abbiamo messo il tenente medico donna, che va in giro con i vaccini. E poi veramente abbiamo fatto, in questa l'ho fatta io davanti, ho detto, cazzo, adesso mi assumo una Mediaset, perché, ho detto, vabbè, mettiamo che lui cattura il capo terrorista con la figlia, così Raul può... che poi egli non vuole le scene, diciamo, non vuole le scene... No, no, proprio... vuole le scene romantiche, non vuole... No, non facciamola questa. Ma scusa, ma se cioè, uscite fuori, siete, c'è il chiaro di luna, cioè vi parlate nel deserto, roccioso anche, fa anche freddo, cioè anche di notte, e poi cioè Eros Thanatos, stai per morire, cioè l'ultima pulsione, insomma, no, deve essere una scena romantica. E vabbè, facciamo, io guardavo Beniamino, questa è un po' la realtà che vivi, quindi anche da sceneggiatore ogni tanto... Ma io le raccoglierò queste cose, solo che non posso raccontarle così, perché mi querelano. No, c'è gente che ho incontrato, cose che ti hanno detto, cioè, gente che non paga, poi li vedi... Quando chiudiamo lo streaming... Sì, poi dopo sì. Però, ecco, questa è un'idea, scusa, volevi dire una cosa? Che ne pensa della... Sente? Sì, che ne pensa della sceneggiatura di Boris? E sotto il profilo proprio Vendruscolo, cioè sono molto, sì, molto bravi. E poi proprio sotto il profilo del trattare il cinema nel cinema, che è un tema un po' ricorrente. Guarda, loro sono riusciti a creare una specie di riserva indiana, adesso l'ho detto ieri, esce il film loro di Natale, figurati. Sono tre, io li conosco da parecchi anni, e avevo avuto difficoltà, Luca Vendrusco l'aveva fatto, un primo film che non ha visto nessuno. Per cui, intendiamoci, i tragitti dipendono moltissimo dal culo. Cioè loro hanno creato una piccola cosa, con non so neanche chi era il produttore all'inizio, ci hanno creduto e hanno... Il che da una parte dimostra, se fai una cosa di qualità puoi farla anche in Italia, non è che siamo condannati alla mediocrità. B, attenzione, perché se pensate di trovare la qualità, Rai o Mediaset siete, cioè loro sono proprio refrattari alla qualità, perché a un certo punto arriva il nostro pubblico, un pubblico femminile, il vostro pubblico lo detestate, perché non ho capito, al tuo pubblico al giovedì gli dai Dr. House o Grey's Anatomy, però poi le cose che produci te sono Don Matteo, cioè sto mischiando Rai con Mediaset, ma la realtà è quella, cioè io conosco... Nino Frassica è una persona squisita ed un bravissimo attore. A Lecce una volta, mi ricordo, ho passato una notte alcolica con Nino Frassica a un festival, cioè un discreto festival a Lecce, lo fa, si chiama Alberto La Monica, andateci. Era più grosso prima. Ma... E lui, cioè, alle 2 di notte in albergo, un po' bevuto, ma capisci che io che ho fatto d'amico, l'Accademia di Arte Drammatica, Silvio D'Amico, devo fare sto cazzo di maresciallo, e ho successo con quello, no? Cioè lui vorrebbe fare
vorrebbe fare l'attore drammatico, cioè, ma tu ce l'hai una cosa drammatica? Io ho visto fare delle cose drammatiche, non gliele danno perché poi sei categorizzato. Il problema è quando Bovage vuole fare l'attore drammatico, ma no, ma lui è bravo, cioè quando uno è bravo, cioè solo da noi, cioè no, ma quello è un comico, cosa vuol dire? Cioè io se mi dicono un comico voglio fargli fare, vorrei fargli fare, non voglio, perché non è una cosa, vorrei provare, se uno è bravo, è bravo. Bisogna essere bravi, sì, bisogna avere senso del tempo, bisogna conoscere delle cose che cioè dire, un attore drammatico può essere anche stupido. Si dice che De Niro sia un idiota. Non lo conosco personalmente, ma alcuni mi hanno detto: guarda, che è un cretino. Solo che è De Niro, cioè si trasforma. Ma un comico cretino io non lo conosco. Perché non puoi essere cretino se sei comico, perché devi, è un problema di intelligenza. Devi capire quando una cosa fa ridere, quando no, è il senso del tempo, no? Il senso del comico. Vuol dire, o ce l'hai, non lo impari, cioè è una cosa di istinto e di intelligenza. Sono persone sgradevoli spesso, ma molto intelligenti, molto sofisticate. Quindi, vabbè, chiuso il discorso. Io vado, riporto, però... apprezzo molto, però è una cosa che puoi fare, cioè Gomorra lo fa, che è un prodotto di qualità, lo fa Sky, vai a vedere chi sono gli executive di Sky, a parte, vabbè, c'è una società che beneficia, Mieli, si chiama Wilder, adesso c'è un altro nome, Lorenzo Mieli, cioè è figlio di Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, molto in gamba, ma a parte... Paolo Mieli. Poi sono lobby, diciamo quelli che non sono i tuoi. Sono potenti, eh? Quelli che non sono miei. Quelli che non sono, cioè i tuoi paesi, i tuoi confinanti, insomma, sono molto forti. La lobby ebraica non è una mussa. Termine che traduco perché lo sentire non è una palla, è vero. Ma non lo dico come complotto giudaico-massonico, però... Sono molto, molto potenti. Volevo chiedere un'altra informazione in merito a quali sono i parametri che noi dovremmo adottare come futuri produttori per la scelta di una sceneggiatura di ferro, cioè una sceneggiatura... Cioè, quali sono? Questo ne parliamo di più fra due giorni, ma... Dunque, guarda, ti devi piacere, spesso mi capita, io faccio formazione, ogni tanto mi capita di chiedere a uno, ma ti piace questa cosa che stai scrivendo? Non tanto, e allora lascia perdere. Ma guardate che succede, cioè, un conto è scrivere su committenza, però a me è arrivata una committenza e dopo tre giorni che ci studio sopra, mi piace. All'inizio ho detto al regista che me l'ha proposto, ma perché vuoi fare sto film? No, ma guarda che... E mi ha detto una cosa, guarda che possiamo fare un film come i Dardenne. Fantastico. E io gli ho detto, ma a me non piacciono molto i Dardenne. E lui mi ha risposto, neanche a me. No, dico una cosa che scandalizza, cioè, non è che mi piacciono da morire, non sono i miei preferiti, io sono uno che ho i filmoni. Però è vero, cioè la committenza non è che te la fai piacere, poi ti piace questa cosa qui perché indaghi delle cose diverse. Però ecco, tu hai l'obbligo, se devi produrre, hai l'obbligo di capire. C'è una legge di mercato che tu annusi una cosa che può andare o non può andare. Deve piacere alla gente. E in questo ambito cercare di fare la cosa migliore possibile. Faccio un esempio, perché quando dicevo prima che facevo addirittura con la Dinamo, poi non più perché non si fa, Lello Petrone era legato al fatto che questo film si facesse in Puglia, perché i registi che me l'hanno proposto sono due ragazzi pugliesi, di San Vito dei Normanni, che è abbastanza vicino, Brindisi, vabbè. Quindi volevano fare questa cosa con Rocco Siffredi a San Vito in Normandia, era geniale, era veramente una cosa, la sceneggiatura mi è arrivata, l'ho letta,
mi sono molto divertito, ho detto, però qui ci vorrebbe Rocco Siffredi. E questo ragazzo mi ha detto, ce l'ho. È vero, c'era un anno che lui era in contatto anche con visita a Budapest, nelle terre di Rocco, e è successa una gag straordinaria, perché loro, questi due ragazzi molto giovani, sono una trentina d'anni, hanno scritto questa sceneggiatura e hanno contattato Rocco Siffredi. E ho detto, venitemi a trovare, perché Rocco parla così, veramente, è una specie di Raoul Bova. Però ironico, sì. D'altronde, quello, ecco, lui le scene di sesso le vuol fare. Venitemi a trovare. E li porta a cena, lui ha un paio di locali a Budapest, li porta a questo ristorante con la moglie, una meravigliosa Rosa Caracciolo in arte. Io penso che alcuni di voi maschi sappiate di chi sto parlando. No, è una donna bellissima. Però Rosa mi racconta, questo ragazzo Alberto, però lei era molto scontrosa tutta la sera, non ci parlava. E a un certo punto, al punto che Rocco dice, Rosa, che cos'hai? E Rosa dice, questi due non fanno fare film, questi due di finanza. Cioè, questa era convinta che ci fossero due finanzieri, Rocco ha avuto qualche problema con la finanza, poi l'ha scampata e dice, ma scusate, ma io vivo a Budapest, ho una società a Budapest, perché cazzo devo pagare le tasse in Italia? Perché insomma, chiaramente ci provano, e infatti non ha pagato, ha ragione. Però questi di finanza venuti a spiare te, guardare, no, tu denuncia. Questi due ragazzini tipo te e lei maschio, no? Così, proprio, perché dimostrano neanche 30 anni. E allora Alberto è stato geniale, perché, ma scusa Rosa, ma secondo te se noi siamo della finanza ci scriviamo 100 pagine di sceneggiatura per venire qua? E allora Rocco ha detto, effettivamente hanno ragione. E lei un po' si è convinta. Insomma, la sceneggiatura in mano, cioè una bella fatica scriversi tutta la sceneggiatura. Che poi era anche bella, no? Cioè, magari sono della finanza, cioè, succedono anche dei momenti ilari del genere. Ecco, incontrare Rocco è divertente. Poi alla fine della serata mi hanno detto, ha portato la moglie a casa, e adesso andiamo magari a conoscere qualche amica. E questi due si sono cagati sotto e si sono fatti portare in albergo. No, andiamo in albergo. Ma Alberto, ma andare a mignotte con Rocco, ma stai scherzando? Una cosa che una volta nella vita può succedere, cioè, che non devi neanche chiedere, cioè, come essere completamente cosparso di denim, non devi chiedere mai, che sono già pronte. Rocco, e oltretutto anche... Ma figuriamoci, cioè, ma figuriamoci, ma Rocco... Ma senti, infatti io aspetto quando andiamo a fare il prossimo incontro che... Tutti, sì. Vabbè, e non so se ti ho risposto, però ecco, questa cosa qui, quando l'abbiamo portata in giro, tutti hanno detto, cosa duplice, ah, questo si fa perché questo incassa, perché questo guadagna, perché tutti, prima di tutto costa poco, è un documentario su Rocco, quindi sappi che cosa investi, un finto documentario su Rocco, è un finto documentario, è la sua vita immaginaria, è un mockumentary, eh sì, cioè... In uno degli episodi del finto documentario, Rocco, che è andato anche l'anno scorso al Festival di Sanremo, viene invitato come ospite al Festival di Sanremo e fa cadere il governo, perché si scopa la valletta che è stata messa lì da un ministro. Per cui lui e questo dovrebbe essere raccontato da uno tipo Luzzatto Fegiz, o che racconta, eravamo lì nella lobby dell'albergo, a un certo punto si apre l'ascensore, esce questa ragazza seminuda, che dice, ho visto la luce, perché lui è incapace di trattenersi, sì. E poi dovrebbe raccontare, sì, mi dispiace che sia successo tutto questo, ma io non ero al corrente. Tutte avventure del genere, Rocco che fa il remake di 2001, Odissea nello spazio, e ha un'azione erotica col computer, un monolite, si tromba il monolite, erano tutte gag del genere, no? Molto, molto divertenti, cioè, Rocco, perché lo facciamo un po' più vecchio, però, perché lui va in America, fa
un remake erotico di Via Col Vento, che si chiama Via Col Vento tra le cosce, cioè tutti i film finti, e poi gli si racconta che Rocco manda nei mondiali dell'82, quindi, insomma, manda alcune sue amiche nello spogliatoio del Brasile, prima d'Italia-Brasile. E allora avevamo contattato Paolo Rossi, questa cosa abbastanza avanzata, dovremmo forse riuscire a fare, che racconta, noi non l'abbiamo mai saputo, ma insomma poi è stato bello quello che ha fatto per la nazionale. E stessa cosa, tutti quelli che la leggevano, dicevano, è fantastico, cioè, è divertentissimo, ma c'è Rocco? Sì, sì, c'è. Lo facciamo. E poi, uno dopo l'altro, tutti i produttori italiani, sì, però, insomma, la Rai, Rocco, non è molto d'accordo, perché sai, lui è una figura. Morale della favola, in questo momento il film è in sviluppo, credo, con un fondo del Friuli, che da... No, perché c'è una produzione di là. Friuli è l'unica regione che ti dà un fondo anche se non sei, se non giri là. Però devi avere qualcuno di lì. Per esempio in Puglia devi girare qui, devi spendere, c'è il fondo. Adesso poi è cambiato, il fondo adesso è il 20%. Però è un buon fondo, cioè, si può usare. Dovete essere pugliesi però. Friuli no, non è necessario, però devi avere un appoggio. O giri sul posto, però no, faremo anche le cose a Trieste. Non hanno tanti soldi, hanno... No, ma c'è la produzione con cui ci appoggiamo di Trieste. E con l'Ungheria, con una produzione ungherese. Però vai in giro con questo prodotto, e con questa idea, prodotto, sceneggiatura, quello che è, e vai ai mercati. Cioè, se tu sei produttore, da domani, diciamo, prima stabilizzati un attimo e poi... per allargare il tuo giro devi contattare partner che trovi a Cannes, trovi a Berlino, trovi a... devi sapere dove sono i posti dove puoi portare la tua merce e contattare gente che ti aiuta a farlo. E farlo, perché ti crei un network di rapporti da cui poi il lavoro arriva. Tu devi farlo, insomma, per 2 anni devi seminare. In Italia c'è una cosa, in Italia c'è un forum, un piccolo market a Trieste a gennaio, durante il festival, e gli italiani non ci vanno, e poi trovi i produttori tedeschi, i produttori dell'est, che ci vanno normalmente, non, vabbè, cioè questa, sono un po' anti-sciovinista, ma vabbè, poi ne parliamo a pranzo o a cena, di altre cose che puoi fare. Devi avere un progetto. O più d'uno, devi crederci e poi piano piano costruire, non mettere i tuoi soldi, questa è la prima cosa. Non far girare a casa tua e non metterci i soldi tuoi, ma non la maggior parte. Io quando ho messo i soldi in progetti li ho persi, e mia moglie ancora adesso mi insegue, me lo chiedo ogni tanto, ma io, mio cognato, mio padre, mio suocero, buonanimo, è sangue, è vero, va bene, quindi torno all'oggetto e poi vediamo qualche cosa. Voglio, poi voi chiedetemi, perché io vi dirò tante cose interessanti, ma tendo, come avete visto, tendo a svicolare, non ho un discorso, poi mi riporto a un certo punto in una linea e mi riporto dove voglio andare. Ma è bene capirsi. Cioè, quello che Graziella mi ha chiesto, quello che mi sembra sia utile, sia parlare di sceneggiatura in termini funzionali. Allora, darvi dei dati oggettivi su come valutare e riconoscere una sceneggiatura, degli elementi di valore, e per chi vuole fare lo sceneggiatore, ma anche il regista, ma anche il produttore, secondo me. Perché se il mercato si sta integrando, si stanno integrando anche le funzioni. Cioè, siamo all'opposto della politique des auteurs. Qui adesso esiste sempre di più esiste la figura di un filmmaker che deve avere pesanti
fattive nozioni di produzione, perché deve diventare produttore di se stesso, cioè non ti vengono a cercare in casa col tuo progetto, e tu devi sapere che lingua parlare, con cosa devi avere competenze, devi saper rispondere a dei quesiti che sono molto, cioè un produttore, diciamo, se tu vai da un produttore, parlo con il mio amico Ias, va bene, ti chiede, va bene, quanto costa e dove e che cosa ne fa, cioè i produttori fanno sostanzialmente una domanda: quanto devo trovare? Questa è una domanda molto onesta. E che strategia hai? Cioè dove lo portiamo? Dove lo portiamo, Sofì? Cosa vedi per questo? E su quello le tue risposte devono essere competenti. Cioè, guarda, secondo me questo film si fa con tot. E se si fa con tot, i ritorni possono, i mercati possono essere questi. E poi sono delle cose che diventano abbastanza ovvie, perché poi più o meno hanno usate. Io vedo i film, devo dire una cosa, vedo i film dell'Oscar europeo, che sono più o meno, i selezionati sono una sessantina, gli italiani quest'anno sono Capitano Umano, Le Meraviglie e il film di Iraq. La mafia per commedia è un ambito, la mafia uccide l'estate, e poi c'è quello di Alessandro Racchi in animazione, non mi ricordo come si chiama. La ricerca della felicità sull'animazione, però diciamo i due candidati sono Capitale Umano e Le Meraviglie. E l'anno scorso ha vinto Campione Giulia, no, ma l'anno scorso l'Oscar europeo l'ha vinto Sorrentino, ha vinto attore, ha vinto, insomma, ed è un premio che sta crescendo, ma soprattutto vedo i film che sono sottoposti, e sono, diciamo, ci sono una decina di film grossi, tipo, non so, c'è il film di Nure Bilge che ha vinto Cannes, sì. C'è, come si chiama, Winter's Sleep, c'è Leviatano di Ziganzev, che è stato in giro, insomma, c'è film italiani, sono grossi, la Capitano Umano è un film grosso, un film dell'Indiana, un film Meraviglie meno, ma insomma, finché arriva da Cannes. Ma l'80% dei film sono film che, cioè, forse avete sentito parlare di questo film che secondo me vince l'Oscar quest'anno, che è un film polacco, si chiama Ida. Sì, l'altro giorno. Anche l'anno è uscito, molto bello, è un film molto bello, un film molto semplice. Cioè i film che fanno il corpo, no, sono film che veramente sono gestibili, costano poco e sono gestibili, non c'è cast. Il vostro ostacolo era il cast. Secondo me questa idea del cast, cioè, vuol dire, il problema Castellitto prima è che Castellitto difende una sua rendita di posizione, ma tu non hai bisogno di Castellitto per fare un film, anzi Castellitto diventa la ragione per cui non lo fai se ti chiede una cifra del genere, perché non porta la gente al cinema, punto. In Italia non esiste, come dire, non esiste una star bancabile, che Cozzalone, esatto. Checco Zalone, al di fuori di certi ambiti comici, ma a parte Checco Zalone, anche i film dei comici sono spesso dei bagni sanguinosi, cioè vedete dei casi, come? Sì, Tony Servillo, però Tony Servillo ha fatto dei film che non hanno incassato, cioè Tony Servillo nel legame con Sorrentino, e poi non è, non c'ha troppi anni di vuol dire, il piccolo Rocco Papaleo, io ho un progetto con Rocco Papaleo, e è un progetto che si può fare fra 2 anni, perché lui ci ha detto chiaro e tondo: io adesso sto facendo il grano e non mi fermo, se mi offrono, che so, il film, sì, se mi offrono il film di Natale con De Sica, io lo faccio, perché mi danno 200-300 mila euro, e c'ha più o meno la mia età, Rocco, lo conosco da tanto tempo, insomma, sono 10 anni, 5-6 anni ha cominciato a guadagnare bene, perché ha fatto, è una legge di mercato, no? Però anche lui, non è che un film con Rocco Papaleo, il suo film non è andato benissimo, quello con La piccola impresa meridionale, ed è costato, è carino, non l'ho visto, però c'era Scamarcio, insomma, c'era
Scamarcio, sì, ma non parliamo di gente che ti garantisce. Sì, infatti non. Sì, ma guarda, mai, cioè, secondo me in Italia non c'è, cioè, c'era quando c'erano, cioè, Alberto Sordi, quello era uno, Mastroianni, cioè, questi, parliamo di questi, cioè, parliamo di sta gente qui, che ci sono. Sì, negli anni 80. Ma in generale in Europa non c'è questa figura, per cui i film che vedi, adesso vedi un film ucraino, un film ucraino di cui si parla, si chiama La Tribù, è un film fatto col linguaggio dei segni, su una banda di ragazzi che ne fanno di tutti i colori. Sono film fatti veramente con poco e con molta creatività, per cui questo, c'è molto fermento da questo punto di vista. E concludo, oggettivamente da un punto di vista produttivo, oggi tu puoi fare, puoi tecnicamente fare un film che vada in sala con gli strumenti che hai a casa, con una macchina, con una Canon 5D, 7D, sì. E con il tuo, cioè, quando io nel 99 ho prodotto il primo film che ho coprodotto, l'abbiamo coprodotto perché il socio di allora aveva comprato Avid, aveva investito 20 milioni di lire per comprare Avid, che era due monitor, un'unità centrale, cioè con quello che costava 20 milioni. Quando io ho fatto il primo film nel 96, lo dico spesso agli studenti per dire cos'è la tecnologia, cosa avete adesso. Io avevo 4 dischi da 9 giga e non potevo acquisire le immagini, sapete, no? Acquisire le immagini di ripresa, cioè le mettevamo in acquisizione alla sera e la mattina dopo arrivavamo e ce l'avevamo sul computer a bassa densità, cioè certe volte andavamo sul monitor, cioè così, che fanno? Perché non le vedevi, cioè avevi addirittura per certe cose acquisivi in bianco e nero per avere meno carico e per vedere un render di una scena, cioè tu mettevi in render, cioè andiamo a prenderci un caffè, va, e tornavi dopo 20 minuti e vedevi un montato. Questo era 18 anni fa, cioè adesso nel mio computer in casa, cioè, ho messo un disco di questi nuovi SSD, no? non fisici, da 500 giga, e ci metto quello, e c'ho Final Cut piratato. Cioè, con il programmino che ti dà la Apple sul computer, cioè se 18 anni fa montavo un film con una cosa che adesso manco mio figlio per fare il filmetto del compleanno, cioè, ma che cazzo è sta roba qui, buttava via, e si facevano i film, non parliamo della moviola, e la stessa cosa delle macchine di ripresa, cioè una volta Avid, dovevi fare un contratto con Avid, era un contratto, era una cosa di, era Avis, non era, cioè, ti mettevano una flebo perché ogni 6 mesi per continuare a far lavorare dovevi prendere l'aggiornamento ed erano botte da 2 o 3 milioni. No, e poi se fortunatamente hanno. È la stessa cosa, cioè una macchina, le prime macchine HD che sono uscite fuori poi 7-8 anni fa, no? Erano. Mi ricordo quando andavamo a vedere le prove delle macchine HD, la cosa più divertente, cioè, no, questa è la telecamera, cioè, sì, è un pochettino pesante. Il problema è il videoregistratore di acquisizione che sta nel camion dietro perché non possiamo spostarlo, cioè questo era un sistema HD quando era arrivato, con dei cavi così, e facevano delle cose che adesso tu fai con il pad. Ho fatto le riprese proprio in Africa col pad a 1080, minchia, che le ingrandisci, continui a vedere. Vi rendete conto cosa vuol dire per voi, cioè che oggi si può fare un film senza troupe? Che il costo, cioè, a parte Castellitto, l'altro costo sono le 30 persone che vi dovreste portare dietro. E noi siamo un po' indietro su questo, di mentalità. Cioè, oggi quello che posso dire a voi, volete fare un film, fatelo.
Perché se sei un produttore, tu con un investimento minimo, che vuol dire dare delle mance, 100 euro, con 2-3 mila euro, puoi tecnicamente fare un film. No, è chiaro che però vorrei le astronavi che atterrano al centro di Taranto. No, non lo puoi fare. Però è una vicenda di qualsiasi ambientata è alla vostra portata e io mi aspetto che mi arrivino un po' delle idee che sono gestibili e naturalmente vi dico cosa costa quello che fate. Poi gli esempi vi faccio vedere sono i film che hanno fatto un po' la... Più che la storia del cinema sono i film che stanno un po' nell'immaginario, perché attenzione, quando un film sta nell'immaginario, se vi faccio vedere Il Padrino, è facile stare nella storia del cinema, ma nella storia del cinema ci arrivi perché c'è comunque della qualità dietro. Ribadisco, il primo film che approccio qui è Titanic e lo faccio apposta, perché Titanic è considerato un film di puro consumo, anche se l'ha fatto Cameron, che non è un coyota. Però non sto parlando, non vi butto Bergman, no? O non vi butto il film ucraino, cioè, guardate, cioè, sto film fantastico, voglio... Allora, cominciamo da il film thailandese che ha vinto Cannes qualche anno fa, l'avete visto? Io sono una bestia, sono cinefilo a bestia, eh. Uncle Bunmi e... Vabbè, conosciuto come Uncle Bunmi, lo zio Bunmi. Non l'ha visto nessuno? Ha vinto Cannes, ragazzi, Palma d'Oro. Wirasaket Taras... Vabbè, sapete, no? vi è passato che anni fa vinse un film... Film di incomprensibile, molto affascinante, molto ipnotico. No, non sto scherzando, eh. Non ci capisci una fava, però quello che vedi è affascinante, a forza. Ha vinto Amour 2 anni fa. Come? Amour ha vinto l'anno scorso, ha vinto l'Oscar. No? L'anno scorso. Cioè, l'anno scorso... Io lo faccio io. 2003. Amour ha vinto tutto. Non mi ricordo, 2 anni fa Amour. L'anno scorso ha vinto... No, e anche il Bumi ha vinto tipo 4-5 anni fa. Però quest'anno ha vinto Nurebil Ceylan, che penso avete visto dei film di Ceylan, no? C'era una volta in Anatolia, è uno dei più bei film degli ultimi anni. Ed è un film fatto di niente, cioè fatto di silenzi. Non è semplice. E lì, secondo me, ci sono degli attori che spaccano dei culi, ma... Piglia di un turco, cioè, ha vinto 6-7 anni fa, ha vinto Cristian Mungiu, cioè, 4 settimane, no, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. 2 giorni sulla bordo, era rumeno. Sì, rumeno. Beh, Mungiu, cazzo, ha vinto 2 anni dopo, ha vinto Gran Premio della Giuria, Oltre le colline, film. I film europei, io dico, i film europei, cioè le tendenze, ragazzi, cioè, voi vi mettete davanti al computer... Chi di voi c'ha Cara Garga? O sa che cos'è? Siete ancora cinefili. Cara Garga è una comunità di cinefili militanti e cattivi, dove entri solo per invito, non puoi iscriverti. Con la K. È uno che sta dentro Cara Garga. Te pare. Dove, non lo so. Ieri, no, 2 giorni, io ho un ragazzo che è una specie di affido educativo, perché ormai ha 21 anni, lo conosco da 5-6 anni, che è un po' autistico, però è il più grande cinefilo del pianeta, cioè, che parla come si chiama Mario, Mario, ti ho portato dei film muti, cecoslovacchi degli anni 20, cioè, Mario, cazzo, non c'ho tempo di vederli, ma sono bellissimi, così, no? E parliamo di queste cose. C'è stata una cosa molto divertente, no? Avete mai visto un film della Ackerman, di Chantal Ackerman? Cioè, qui io vi testo sulla vostra cinefilia dura. Chantal Ackerman, anni 60, era un po', cioè, faceva masturbare gli intellettuali sul cinema di ricerca. E c'è un film famoso dell'Ackerman che si chiama, vabbè, il nome, poi ve lo trovo anche. Sono 4 ore. 4 ore con una grande attrice, purtroppo scomparsa, del film Sei Righe, che fu la protagonista di film di René.
che si prostituisce nella sua casa, infatti il titolo è l'indirizzo di questa casa a Bruxelles, ma è composto di inquadrature fisse e sono tre giornate nella vita di questa donna, che il titolo è il nome della donna e l'indirizzo, vabbè, quindi lo trovate, con inquadrature fisse e per metà film lei pela patate in cucina. E c'eravamo io e Mario in casa a vedere questo film della Ackerman sul divano e mia moglie esce e va a fare la spesa. Cioè, e esce due ore dopo e quando ritorna passa dalla sala e vede la stessa scena. Io e Mario così, no? E vedo che si ferma. Ma che cosa state vedendo? E io... è successo... Perché arriva un cliente, cioè questo quadro fisso del corridoio, non vedi neanche le teste perché è a metà... E lei accoglie questo cliente e sono tre clienti e sono tre famosi registi. Uno è Strobe, così per questo gioco intellettuale. E loro attraversano il corridoio e vanno in camera, si chiude la porta e intuisci che lei si prostituisce. Però c'è l'inquadratura fissa della porta chiusa per due o tre minuti. Poi escono e se ne vanno e lei va in cucina e ripela patate. Cioè, è un'esperienza zen, no? Ma Bell'Attar è un thriller confronto all'Ackerman, cioè, mia moglie, poveraccia, ogni tanto gli faccio degli scherzi cattivi, cioè, gli ho fatto vedere l'inizio di Satan Tango, dicevo, mia moglie ogni tanto mi dice, fammi vedere un film, va bene, ci mettiamo alla sera, metto Satan Tango, che inizia, come tu saprai, con una lunga carrellata di quelle che tu pensi che la macchina non si muove perché è talmente lenta, che dura tranquillamente 7-8 minuti nella campagna ungherese, una pusta ungherese con alcune mucche e il nulla. Il tipo in casa che vede e poi il tipo in casa vede la finestra e hanno un primo dialogo in ungherese. E a questo punto mia moglie dice, ma che film è? E lì gliel'ho dato la copertina, non vi faccio vedere Bell'Attar, cioè non vi voglio bene. E mia moglie si è arrabbiata, perché mi fai vedere, perché mi fai vedere queste cose? Sette ore, in tre parti. Montagna Sacra e il Toro. Ma lì c'è azione, oh, cioè, grande Jodorowsky. No, Satan Tango, stasera Satan Tango. Hai presente? Cioè, il cavallo di Torino, sono 23 inquadrature, cioè sono è roba. Molto più, due ore comunque. No, ho capito, rispetto a Satan Tango. E Bell'Attar è un uomo di grande umorismo, io non l'ho conosciuto, ma il mio amico Ciaba, ungherese, con cui lavoro, ha detto, Bell'Attar è un uomo simpaticissimo. Uomo di grande... Bevuto, sì, anche lui, cioè, alto tasso alcolico. Sì, sì. Vabbè. Tipo, l'altro giorno ho visto invece di Bartas, lontano da Dio e dagli uomini. Il grande maestro lituano, Šarūnas Bartas, cioè, tu come sfondi porte aperte. Cioè. Guarda, è difficile che tu ne cacci fuori uno e ti dico, questo non lo conosco. A meno che sia un oscuro autore tarantino... Che... No, Pasquale Pozzessere, il vostro Araldo, verso sud, che ha fatto film a Genova. Pozzessere fa film a Genova regolarmente. Padre e figli, sì. Dove spoglia la Gerini, che era una... La Gerini è sull'autobus, se la porta... No, la spoglia sull'autobus, no, la spoglia a casa. Comunque sull'autobus... Sì. Era amabile, era una prima Gerini. Sì, va bene, ok. Ma io c'ho cara garga, ragazzi. Cioè, allora Mario mi dice... Io voglio essere il nuovo Mario. Sono tutti i film di Godard. Vabbè. Anche le interviste. Anche i cortometraggi. Ma che, in ogni momento? No, è Mario. Un colosso, eh. Un colosso. Mario veste sempre una maglietta con le macchie. Cioè, è un... Quando mi hanno detto, puoi dare una mano a Mario, non parla solo di film, non va a scuola, non è mai andato a scuola, ed è figlio di... è veramente un ragazzo che ha dei problemi, purtroppo.
e veste questa maglietta e poi c'ha un Montgomery. Si potrebbe fare un film su e non ha, certo, però io li voglio bene, non posso. E non ha più i alamari, no? Ce n'ha due, quindi lo attacca qui e poi c'è uno sciarpone, solo che c'era d'inverno o d'estate, arriva sempre con uno buono. Mario, fa freddo, copriti. No, sto bene. E arriva, ci vediamo una volta alla settimana, un'ora e mezza, ma cioè Mario, non lo so, ho cominciato a leggere Proust, la settimana dopo. Ho finito di leggere Proust. Ma che la ricerca? Lui si legge, mi ha parlato del primo romanzo di Proust, la ricerca è già andata, che veramente lì non so cosa. Cioè, arriva con un libro, perché lui cammina e legge, tipo prete, ed erano i racconti di Tolstoj, perché lui si prende i meridiani usati, no? Va nelle, no, ma è meraviglioso, lo vorrei portare, però è un ragazzo malato. E mi manca solamente Vento dell'Est di Godard. Non c'è problema, andiamo su Caragarga. Ah, va bene. No, ma non vorrei disturbarti. Che disturbare? No, l'ho scaricato e gliel'ho passato. E adesso c'è tutto. Ed era contenta. Grazie. E adesso c'è tutto Godard, che se lo vede regolarmente. Cioè. E poi, ecco, Mario è l'unico che mette in difficoltà, perché secondo me... Poi quando dice, Mario, ma quali sono i film secondo te più importanti? Secondo me il film più importante è il film di The Board. Vabbè, Mario, cioè ogni tanto vediti anche delle commedie. Ma non mi divertono. Vabbè, finito con Mario. Tanto ho capito, cioè qui c'è... No, quelli ha visto. Muto gli piace. È dopo il sonoro che lui è entrato un po' in crisi. Il colore anche, queste cose qua. Abbiamo fatto una discussione su Eisenstein. Che lui naturalmente... Cioè lui è quello, il termine scientifico, l'idiot savant. Cioè il genio pazzo. Cioè è un genio. Infatti ho detto, guarda che tu devi scrivere. Devi scrivere perché sai talmente tante cose che ho detto, va bene, scrivo adesso chi ha scritto e non l'ho ancora letto perché si vergogna. Allora, voi sapete chi è questo regista che si chiama Arachisian, è un regista di russo di origine armena, ha fatto due film. Uno che si chiama il Dannati, un film girato in un ospedale psichiatrico a Mosca in bianco e nero anni 70, Arachisian. Anni 70 ha fatto un saggio su Arachisiano, Ghezzi, un favorito di Ghezzi che lo dà, ma due film ha fatto. Farò, allora scriverò un saggio su Arachisiano perché non l'ha mai scritto nessuno e ci credo, bellissimo. Manco la madre di Arachisiano sa che fa i film, fantastico. È un po' questi incontri, ok. Allora, adesso voglio farvi vedere qualche cosa per discutere, così ci rilassiamo un po'. Beh, domande fatele tranquillamente. Cosa vediamo? Vediamo i primi 20 minuti di Titanic, anzi, i primi 40 minuti, proprio vediamo i primi 20 minuti, e poi altri 20 minuti, e poi ne vedremo altri 20 minuti. Perché? Prima di vederlo però vi dico alcune cose. Allora... Se io vi chiedo di cosa parla Titanic, cosa mi dite? Eh? No, ma guarda, vai diretta. No, ecco, vedi, ho detto prima, noi in Italia abbiamo una tendenza ad essere un po', quando parliamo di cinema, ad andare subito, ma non prenderla come una tag, un po' sulla fuffa, un po' sul parla di... No, cioè Titanic parla... Certo, è una storia d'amore, ma di andare a recuperare una cosa in una nave e... in questa nave ci sono due personaggi. Cioè, se io ti dico chi sono i protagonisti di Titanic, Jack e Rose, vedi, lei che ha 21 anni, perché questi sono i ragazzi. No, io avrei detto Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Perché è la stessa cosa, Jack e Rose. È una cosa che mi piace di loro, che un po' noi un po' più grandi non abbiamo, è che loro sono cresciuti con un'altra cosa. Io dico, loro sono una generazione iconica. No? Cioè, loro sono cresciuti col computer. E il computer ha un... Mentre io sono cresciuto con la griglia analogica. Cioè, la griglia analogica è
che tu assumi delle informazioni e le inserisci in un grande affresco dove ti dicono, non lo so, Germania Est. Ecco, allora se io dico Germania Est a te, subito nella tua testa tu vedi una cartina, collochi il paese, immagini, poi se lo sai o meno, io lo so, mi piace la geografia, il paese con cui confina e cominci a pensare, cioè, prima della caduta del muro, occupato dalle tedesche, capitale Berlino, cioè hai una specie di ventaglio di informazioni dove c'è la storia, la cultura, perché inserisci questa informazione in una tua griglia, no? Che ha delle contiguità e delle immediate, delle cose molto lontane. Loro, ma lo dico con tutto il rispetto possibile, questa griglia non ce l'hanno perché la scuola non gliela ha insegnata e perché non gli interessa. Però hanno una capacità che noi non abbiamo, perché loro possono prendere una cosa qui e una cosa qui e metterla insieme subito. Mentre noi, per passare da qui a qui, abbiamo bisogno di 20 minuti di... e poi qua. E loro dicono, sì, vabbè, ma così... Ecco, siccome ho i figli della vostra età, io ho studiato i figli, per esempio, mio figlio 1, perché sono numeri, ne ho 4, è così. Cioè, ma mio figlio 1 una volta fece, tornando a scuola, io ho capito come ragionano i ragazzi di questa generazione. Per poi, naturalmente, io mi incazzo e dico, ma non sapete niente, siete ignoranti. E lui dice, no, ma io so quello che mi serve. E comincio a capire che forse... Forse è più importante, forse noi sappiamo un casino di cose, ma siamo lenti, no? Perché lui mi dice, papà, oggi la maestra elementari ha chiesto, si è incavolata, ho detto qualcos'altro, perché ha chiesto qual è la capitale della Spagna e l'ha chiesto a una mia compagna, la compagna gli ha detto Washington. Ma come? Come? Cioè, ma come fa a dire una cosa del genere? Sta cretina, no? Sta cretina, sta idiota, cioè non devi frequentare. Io dico, tu lo sai qual è la capitale della Spagna? Cioè, lui fa, no, ma so che non è Washington. E io, cioè, sta cosa qui mi è rimasta talmente impressa che continuo a dirla anche a voi, so che non è Washington. Cioè, si è risolta la cosa. Che me frega? Cioè, io so che non è Washington. Non è Washington, non Washington. Poi, tempo dopo, arrivate, comunque, per quella cosa lì, Madrid, è tornato. Adesso mio figlio è in Portogallo a fare l'Erasmus. E No, a Lisbona, lo sa dov'è, a Lisbona. E io ho detto, io a febbraio devo andare a Madrid per fare una lezione... tu sai la... Sì, lo so, è in Spagna, è lì vicino, potremmo incontrarci. Cioè. E lui avrebbe detto qualche cosa, ma non so quanto ci vuole per andare. Cioè, io gli avrei detto, no, assolutamente ci vogliono 9 ore di treno. Se è il caso, farà una ricerca e mi dirà quanto ci vuole. No? Ragiona così, ma mi piace. Ok. Se io vi chiedo chi sono i protagonisti, sono Jack e Rose. No? Cosa vuol dire quando dico chi sono i protagonisti? I protagonisti in una storia, vado direttamente, sono le persone che devono risolvere il problema drammaturgico. Cioè, qual è il loro problema drammaturgico? Andiamo oltre. Beh, il problema drammaturgico di Titanic, tutte le informazioni, dico, avete visto da che cosa è tratto Titanic? No, Titanic è un film che è tratto da un modello drammatico, cioè un modello narrativo molto riconosciuto, che più o meno qualcheduno dovrebbe, cioè, se voi pensate a Jack e Rose sulla barca, che canovaccio drammatico vi viene in mente? Di due che si amano, ma il loro amore è contrastato? Va bene, me la posso beccare, però ce n'è uno precedente che perlomeno a livello anglosassone è più conosciuto. È Romeo e Giulietta trasposto, perché Shakespeare ha inventato tutto, no? Come diceva Kusturica, che ebbi
tutto già fatto, Dostoevsky ha già fatto tutto, è inutile che tu pensi cose. Lui ha già fatto tutto. E Shakespeare prima, quello che non ha fatto Shakespeare ha fatto Dostoevsky, basta, no? Tu leggi lui, ha fatto tutto. E poi è vero, no? Cioè, modelli di storie, è inutile che ne inventiamo uno nuovo, i modelli sono quelli. Lui prendi quel modello che funziona e cosa ci unisce? Un esemplare fatto di cronaca che è entrato nel mito, cioè la fondamento del Titanic. Quindi prendi questa storia e la metti in un contesto che abbia, che dia che cosa? La storia dia molta più urgenza. Quindi il problema di Romeo e Giulietta, e quindi il problema di Jack e Rose, è: ce la faranno Romeo e Giulietta ad essere felici assieme, così come ce la faranno Romeo e Giulietta ad essere felici assieme? E la risposta è di Romeo e Giulietta è no, di Jack e Rose è diverso, perché poi se vedessimo tutto il film ci porremmo delle domande, perché loro alla fine... lui muore per salvarla, però poi come finisce il film? L'ultima scena è che David è il suo ex che la sta cercando, però lì cambia il nome, diciamo. No. L'ultima scena è vecchia che si ricorda la no, questa non è l'ultima scena, caro. Sì, i film sono abbastanza matematica, c'è solamente un'ultima scena, non è che ci sono delle variabili, no? Cioè, non è che, cioè, più o meno mi ricordo. L'ultima scena, mia cara, è che Jack e Rose sono assieme. E come dove? Nel Titanic, cioè, abbastanza ovvio. Ah, vi siete visti il film e siete usciti prima. E ti faccio un'altra domanda, se ti ricordi il film. Ho Ossessione della bottega, ma deve essere un fatto... Continuo a toccare... Non è che mi tocco il pacco, no, no, il pacchetto, il ciunga. Ma lei è morta alla fine o no? Sì. Lei? È Rose. Perciò ritornano insieme. È la tua logica. Che io rispetto, infatti io sono convinto che sia così, lei è morta e si ritrovano, il che significa che c'è reincarnazione, che c'è un'altra. Ma non sono diventato l'unico essere nel momento in cui lei si fa chiamare Dawson e quindi smette di essere ogni cosa. Tu sei troppo psicologa, tu devi andare al... Il cinema è fenomeno, cioè l'interpretazione psicologica del film viene dopo, prima c'è l'interpretazione drammaturgica, è quello che succede, quello che vedi e le sue implicazioni, che sono in parte psicologiche, ma attenzione a non interpretare il cinema come solamente movimento. È chiaro che i personaggi si muovono a seconda di dei bisogni, che come tu sei esperta di questo, però si muovono, e il loro movimento, che si chiama azione, produce delle conseguenze. Allora, nel film Titanic c'è una battuta essenziale del film che passa sotto silenzio. Non è la famosa "ti fidi di me"? No, quelle sono battute di effetto. Poi ci sono delle, nel film, li vedremo, degli elementi strutturali. Gli elementi strutturali sono dei momenti che permettono di interpretare o di comprendere il senso. Allora, a un certo punto, magari non ve lo ricordate, ma Jack dice a Rose, mentre sono in una condizione non proprio di comodità, cioè sono nell'Artico, tu morirai nel tuo letto. E noi, alla fine del film... Abbiamo la signora Rose che va a dormire. Allora, se lui dice "tu morirai nel tuo letto" e lei va a dormire, io devo desumere che lei muore. Però non è che vedo un funerale, no? Cioè non è che vedo questa che fa... Lei va a dormire, che è metaforico, è simbolico, tutto quello che vuoi, ma risponde ad un bisogno. E andando a dormire... Lei forse sogna o forse rincontra Jack, no, nel Titanic, forse se lo sogna, ma se è morta non se lo sogna. Si sa, no? Allora perché lo incontra? Perché qui sono riuniti. In ogni caso loro sono insieme alla fine, il che
non risponde alla domanda, cioè lo fa in una maniera molto sofisticata, perché risponde alla domanda, ma allora alla fine sono, stanno insieme? Sì. Romeo e Giulietta no, sono morti, non hanno un'altra scena, e sono morti anche perché uno uccide l'altro, più o meno, tecnicamente, no? Allora, l'uscita, dice, quella è una tragedia, Titanic, no. Tutti gli altri della nave sono morti, ma quelli non ci interessano, sono numeri, sono comparse per lo più. Che ci dice anche che se vuoi fare un film sul Titanic, non puoi raccontare la vicenda di 1700 che muoiono, devi scegliere un filtro drammaturgico, un personaggio, un protagonista in cui, la cui vita è influenzata da quell'evento. Però è influenzata, se muore, no? È influenzata come quella degli altri. Tu crei una storia simbolica, cioè tant'è vero che trovi un personaggio, lei, che 100 e più anni, 80 anni dopo, chiude una specie di cerchio, che però nel film, attenzione, questo volevo farvi vedere, allora, loro sono i protagonisti, e la storia d'amore tra loro, però come comincia il film? E che succede per 20 minuti? Non ve lo ricordate? Perché? Per ritrovare il Titanic? Il Titanic già l'hanno trovato. Oh, allora, il problema del film, quando il film parte, è il diamante. Perché di Jack e Rose? Ma chi sono? Ecco, allora, tu hai un altro personaggio. Oh, ma ce l'ho messo? L'ho messo Titanic, se no... Brutta figura, brutta figura. Apocalypse Now. Minchia, li abbiamo quasi finiti, eh? C'è l'ultima chance. E qui non l'ho messo senz'altro. Va bene, non vedremo Titanic. Ci sta già dentro il computer. Parliamo di. Ne vedremo un altro. Sì, sì. Ma che deficiente. Ops. No, raga, cioè, o l'ho lasciato in albergo, ma mi sembra difficile, o non ce l'ho. Va bene, però per chiudere il discorso e non lasciarvi... Andiamo a vedere il padrino. E non lasciarvi in sospeso. Per 20 minuti tu vedi gente che cerca un diamante. E poi quando questo diamante non l'hanno trovato, boh, sono proprio cretino. Ma magari qualcuno ce l'ha Titanic, magari riuscite a portarlo domani se ce l'avete in casa. È videocassetta, magari riusciamo a vederlo? Ce l'abbiamo? Allora, adesso bisogna far ripartire il computer. Qualcheduno mi assista. Ok. Ci abbiamo l'audio anche attaccato, eh? Dede. Apro. Allora, vediamo allora un'altra cosa più... Peccato perché ho fatto tutto il mio discorso, ho preparato il mio discorso, ma magari lo riprendiamo domani. Allora, prima che cominciamo, Pinocchio Carmelo Bene, ammazza. Apriamo il VL, in esecuzione. Sì. L'audio no Pinocchio. Ok, e fermiamo. Ok, no adesso Paramount Picture. Ok, allora vediamoci tutta la sequenza iniziale del matrimonio di
del Padrino. Ah. Per capire, e vi invito a farvi delle domande. La prima domanda che vi invito a definire è di che cosa parla questo film. Cioè, prima lo vedete, magari ci avete un'idea adesso, no? Di cosa parla il Padrino? Mafia, di una famiglia. Anche, sì, va bene, parla di mafia, ma è molto più sensato questo. Cioè, parla, perché, capisci, mafia, rapporti all'interno di una famiglia. Se rapporti tra padre e figlio, ma soprattutto, siamo ovvi, no? Rispondo un po' a lei. Se un film si chiama Il Padrino, parla di uno che fa qualcosa. Quindi una domanda che ti devi porre è chi è il padrino e che cosa fa. E questa lunga sequenza risponde a questa domanda. Cioè chi è il padrino e che cosa fa. Perché tu vedi il padrino fare delle cose. Non c'è una definizione, come dire, che esuli dalla... non ti viene, cioè ti viene anche spiegato, ma soprattutto ti viene mostrato in azione. Naturalmente tu vedi una delle caratteristiche dell'essere padrino, no, che non descrivo, lo vedrete. Però questo è un film anche su una famiglia, quindi lo vedi in un contesto dove le relazioni familiari sono esplorate, ed è decisamente un film anche sulla mafia, sul crimine, cioè anche se questa sequenza non ha a che fare con il crimine, ha a che fare con cosa significa la mafia, e estenderei questo concetto che è familiare per noi italiani ma diventa un po' più difficile, lo trasformerei in termini un po' più universali. Direi che è un film sul potere, perché naturalmente il padrino è una persona che esercita un potere, quindi noi, vedendo che cosa fa il padrino e chi è, abbiamo un esempio di come viene gestito o manovrato un potere. Io vorrei farvelo vedere in inglese con i sottotitoli, perché il piacere di sentire Marlon Brando che parla la sua voce è superiore a quello di sentire Buonanima di Ferruccio Amendola. Non so se l'ha fatto Ferruccio Amendola, ma può darsi, credo di sì. Quindi tutti questi, questi elementi, cioè al momento parliamo di elementi generici, sono riconoscibili, e vediamo come. E poi ci sono delle cose in più che hanno a che fare, vi chiederò, ma parleremo dei singoli personaggi, delle funzioni di personaggi, e su questo elaboreremo il senso, che è il portato ultimo, cioè quando voi scrivete una scena o realizzate un film, vi imbarcate in un progetto di costruzione di senso. Cioè, e qui, prima che partiamo faccio una piccola, uso un attimo la lavagna per dare un'idea di cosa intendo per narrazione cinematografica. Allora, la narrazione cinematografica ha a che fare, cinematografica, audiovisiva, ha a che fare con il racconto di una storia. Una storia è una vicenda che riguarda personaggi e tempo e cronologia, cioè ha a che fare con cose che i personaggi fanno in un arco di tempo. Le cose che i personaggi fanno in questo arco di tempo sono legate ad una qualche idea di progetto, o soprattutto spesso a qualche idea di problema. Cioè il racconto di una storia è, nella grande maggioranza dei casi, il racconto delle azioni che un personaggio fa per risolvere o confrontarsi con un problema. In termini molto sintetici posso dire che la vicenda del padrino riguarda la lotta del padrino per mantenere il suo potere, che è a rischio. In questo arco narrativo molto, molto ampio, molto complesso, ci sta anche un fenomeno secondario, perché non è direttamente legato a questo, ma è il passaggio di consegne, di potere, da un padrino a un altro padrino. Cioè il fatto che quando noi conosciamo il padrino Don Vito, lui sia abbastanza anziano e si porrà molto presto il problema della sua successione. Cioè, quindi, un modo per interpretare il film è chi è il nuovo padrino, chi sarà.
e che differenza avrà, cioè che cosa succederà con questo, giusto il termine, questo passaggio di consegne. Sono tutte valutazioni, che noi non vedremo tutto il film perché è lungo, ma sono tutte valutazioni che assumono una prospettiva, direi perfino storica, nel senso che Il Padrino è un film sulla, non solo sulla mafia, ma un film sull'America. E non a caso vedrete che la prima battuta del film, che qualcuno se la ricorda, leggendaria battuta, è a che fare con l'America, è I believe in America, credo nell'America. Ora, perché mettere una cosa... Attenzione, quando si arriva a scrivere la sceneggiatura in termini minuti, è difficile che tu metta una frase del genere perché intendi che il tuo film parli dell'America. Il processo di costruzione del film è un processo che, secondo me, termina anche dopo il montaggio, perché si consolida quando il film ha una sua reazione, una sua percezione, no? Anche con il, secondo me, anche l'atteggiamento del pubblico cambia la natura del film. Spesso succede che di un film, magari di un film che hai fatto, ti vengono dette delle cose di cui tu non sei cosciente, però riconosci che sono vere. Cioè, questo è un film sull'America e non a caso inizia con una battuta che fa riferimento all'America. Cioè, ha a che fare con la storia americana e con una cosa molto particolare della storia americana, con il passaggio da un livello a un altro di criminalità. Nel film, non lo vedremo e quindi ve lo posso dire adesso, c'è uno degli elementi secondari ma molto presenti della storia è la disitalianizzazione della famiglia Corleone, che è simboleggiata dal fatto che Michael, cioè Al Pacino, non parla italiano, mentre Vito parla italiano. In tutta questa, siciliano fra l'altro, non è, giustamente, in tutta questa sequenza avrete una continua dialettica tra il parlare italiano e il parlare inglese, tra chi parla italiano e chi parla inglese. In una scena, in una scena fondamentale, che è il momento in cui Michael uccide Sollozzo, vado a delle cose che poi magari cercheremo di vedere, cioè la scena in cui Michael incontra Sollozzo, che è l'antagonista, la persona che ha attentato alla vita di suo padre, ha cercato di uccidere suo padre, Sollozzo parla in italiano con Michael e Michael dice «Nu capisco, mi trovo meglio a parlare inglese». In quel momento il film dice questo fenomeno non è più un fenomeno siciliano, è un fenomeno americano. Ma questa cosa l'avevano pensata al cinema? E cazzo! E cazzo! Parliamo di Mario Puzo e di un signor Ciccio Coppola. Ho capito, ma quando tu scrivi le battute non è che stai lì a dire ma mo adesso che potrebbero parlare di... Cioè, in un no, ma non ti sto attaccando e non è... Però il tuo lavoro è, se io scrivo ABC, che senso do a queste battute? Cioè, quando un film funziona, le battute sono aria fresca, ma il portato delle battute è la storia, è il senso, cioè è capire che cosa significa, è capire cosa sto vedendo, che processi sto vedendo, cioè alla fine, ma che cosa sta accadendo davanti ai miei occhi, che cosa mi viene mostrato, cioè qual è il... il sottotesto che però diventa, quando parlo di portato, è un plusvalore. Ok, torno un attimo indietro. Se questa vicenda è la vicenda del passaggio di consegne del padrino e inizia più o meno nel 1946, alcuni elementi interni alla storia sono disseminati molto in maniera nonchalante. Se vi chiedo, più o meno il padrino lo conoscete, non ce l'avete fresco, ma la vicenda raccontata nel padrino in termini di durata interna, cioè durata della storia, quanto tempo dura? Mesi? Settimane? Anni? Abbraccio? Non è preciso. Secondo me Il Padrino dura circa 4 anni. Perché? Perché si parla di
di Michael che va in Sicilia, che ci sta più di un anno. Quando rincontra Kay, dice sono tornato da più di un anno e comincia a sommare, dura vari anni. Poi hanno i figli anche. Ma sì, poi ci sono i figli, c'è il battesimo del figlio. Vabbè, questo cercherò di darvelo chiaramente, perché Il Padrino è un film seminale, cioè è uno di quei prodotti che chi fa questo mestiere deve avere un po' at hand. Va bene, allora io faccio questo. Questa che non funziona naturalmente. Ok, sono tutti neri. Ok. No, qui non ci sta. Metto qua. Stacco il microfono, che però no, ma questa è solo la clippina, quindi me la metto io. Sì, sì. Com'è? Ecco, così. Ah, è dall'altra parte. Ok. All right. Allora, questa è la storia. E neanche lei. Magari qua funziona meglio. No. Allora, il rosso, l'ultima chance, come Titanic. Rosso. Ah, fine, compagni. Se vogliamo essere sicuri. Dura 4 anni. Il film dura, però dura 3 ore. Quindi, il processo di costruzione di una storia è portare questi 4 anni attraverso un imbuto draconiano in 3 ore. Facciamo 3 anni per comodità. Per fare questo io ritaglio, sono proprio alla base del nostro lavoro, ma sono esempi che probabilmente hanno preso. Ritaglio dei momenti all'interno di questo tessuto, naturalmente non osservate la scala. La sequenza del matrimonio dura 26 minuti, però è un pomeriggio nella vita dei Corleone. Il Padrino è fatto quasi di quadri, abbastanza ampi. Dopo la sequenza del matrimonio c'è la sequenza in cui Robert Duvall va a Los Angeles e incontra Waltz, e poi c'è la sequenza in cui viene incontrato Sollozzo, e poi c'è la sequenza dell'attentato del Padrino, e poi c'è la famiglia in casa, poi c'è Michael che va a incontrare il padre. Sono dei blocchi che, come dire, io riporto su una specie di piano immaginario, che sono dei frammenti di storia, frammenti della continuità della storia, che chiamo scene. Scusate se sono didascalico qui, ma ci capiamo. Queste scene non sono legate tra loro se non attraverso una specie di continuità di pieno e vuoto. Cioè, quando io racconto una storia, io racconto attraverso quello che mostro, ma anche attraverso quello che non mostro. Perché ti dico, questa parte qui non è, attenzione, è superflua, perché tu sei in grado di interpretare il senso della storia e di costruire anche quello che ti manca in una scena successiva. Non necessariamente nella scena immediatamente successiva. Noi sappiamo che al cinema, in un racconto audiovisivo, questa scena può anche essere spiegata qui in fondo, no? Si chiama seminare. Addirittura noi abbiamo dei film in cui qualche cosa che viene mostrato qui cambia totalmente il senso di tutto quello che abbiamo visto. Ce ne sarà un esempio nel Verdetto, ma anche lì non lo vediamo tutto. Ce ne sono esempi, in tanti film dove un'informazione cambia la natura di quello che hai visto finora, perché finora ti sono state date delle informazioni che sembrano, che cosa? Costruire un senso, e poi questo senso può essere mutato e tu dici, ah, ma allora non era così. È importante che queste informazioni ci siano, no? Voglio dire, possono anche essere nascoste. Quando dico che per Titanic, che ahimè non vediamo, Jack dice tu morirai nel tuo letto, se io non ho quella battuta, tutto il discorso che facciamo dopo su lei che va a dormire non ha senso, mi viene a mancare. Però quella battuta tu la assorbi senza rendertene conto, perché è un passaggio. Perché? Perché in quel momento emotivamente tu non fai attenzione a un'informazione che non a caso ho chiamato strutturale, è una specie di perno su cui si poggiano delle cose, quindi è una struttura.
tu fai attenzione al contesto emotivo. Allora, una storia agisce sempre su di te che la percepisci, sempre a livello emotivo, perché tu segui, come dire, il flusso emotivo, quello che succede ai personaggi. Ma una storia è costruita sempre a livello strutturale, cioè tu devi avere, tanto più quando hai questi frammenti sparsi, un'idea, un concetto portante di storia che tradizionalmente noi sappiamo ha un nome, no, che voi probabilmente siete familiari, che è la struttura in tre atti. La struttura in tre atti è il modo classico di organizzare le storie, definendole attraverso un'introduzione, uno sviluppo ed una conclusione. Molto semplice, no? La famosa battuta di Godard che dice: tutte le storie cominciano, si sviluppano e finiscono, ma non necessariamente in quest'ordine. È vero, ci sono molti film in cui la struttura è modificata. Attenzione però, non siate così ingenui, soprattutto voi che siete narratori, di disconoscere la struttura in tre atti, che altri non è che un modo che noi abbiamo per organizzare le informazioni nel nostro cervello, cioè dare un ordine di funzione, chi fa cosa con quale esito. Quando questi elementi ci possono essere presentati in una maniera capovolta, ma la ratio che sta alla base è sempre presente. Noi non possiamo capovolgere il nostro modo di decodificare le informazioni, perché il nostro cervello funziona in un solo modo. Ho detto che i giovani sono in grado di ampliare questa capacità, ma fino a un certo punto, no? Mi spiego, cioè, se voi vedete Pulp Fiction, le cose non avvengono secondo una logica lineare, le cose non sono comprensibili nel loro semplice ordine cronologico fino a che un elemento non mette un ordine alla successione degli elementi. Vuol dire che tutti questi frammenti che sono presi attraverso questa linearità sono modificati, ce n'è questo all'inizio, quest'altro e dopo. Naturalmente, se parlo di un altro film che abbiamo più o meno presente, se a metà film Vincent Vega, John Travolta, viene ucciso mentre in bagno e lo ritroviamo nella scena dopo, non è un caso di resurrezione, è che stiamo vedendo qualche cosa che è precedente, ma non siamo in grado di mettere ordine finché, e lì devo dire la genialità, ma l'artificio di Tarantino è avere una scena in cui noi siamo in grado di recuperare la cronologia degli elementi. Vi ricordate qual è? È l'apparizione di Harvey Keitel, di Wolf, il risolutore, che consegna ai nostri protagonisti delle magliette. Vabbè, le magliette con cui li vediamo incontrare Marcellus, che dà loro un compito, di seguire la sua moglie, eccetera, 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 no? Ma attenzione, qual è la natura del processo cinematografico dal punto di vista del pubblico? È vedere questi frammenti, capire che cosa c'è in mezzo, e capire cosa c'è in mezzo, che cosa significa, vuol dire riportarci alla linearità della storia, ovvero capirne il senso complessivo, il che non è facile quando abbiamo per esempio 3 ore per raccontare 4 anni. Questo processo passa attraverso una strategia, un'idea comunicativa che lo sceneggiatore ha in mente. Ora, la maggior parte delle storie non ha bisogno di essere arzigogolata o decomposta. La maggior parte delle storie è raccontata attraverso una linearità in cui gli eventi tendenzialmente si succedono secondo una cronologia definita, dal prima al dopo. Però ci sono tanti film, come Titanic, per esempio, inizia dopo e ci riporta indietro, però ritorna poi al presente, no? È un rimpallo continuo. Ma certo, c'era una volta in America, figurati quanti ne possiamo definire. Andiamo a modelli classici e alcuni li vedremo anche qui. Cioè, Apocalypse Now, quando vedremo l'inizio di Apocalypse Now, vi chiederò: ma Willard dov'è? Quando è? È prima della sua missione? E beh, certo che è prima della sua missione. Dice: mi viene consegnata una missione. Sì, però ne sta parlando a posteriori.
Allora abbiamo una differenza tra la voce che ci parla della missione, dopo quella missione non ne avrei più chiesto un'altra. Abbiamo nella stessa scena degli elementi che vengono da dopo, che sono montaggi, come se lui si immaginasse qualcosa che non ha ancora vissuto. Cioè, attenzione, perché spesso vi succederà che qualcheduno che non è addentro... A me è successo una volta, ho montato una sequenza dove c'era una specie di anticipo temporale, viene una, che purtroppo succede, che una di Sky, che dovevano, era ancora Telepiù, allora, dovevano comprare il film, e questa si prese a discettare, io ero il montatore, e diciamo, però questa scena qui non puoi metterla qui perché è successa dopo. E allora? No, c'è un po' questo problema, che noi il linguaggio lo possiamo molto manipolare. L'importante è che alla fine delle nostre manovre questo si capisca. Se non capisci qui, ti perdi. Se ti perdi e non capisci cosa sta succedendo, e questa cosa è molto più frequente di quello che si pensa. Succede spesso. Quando voi vedete un film, il film molto spesso è stato verificato, ma quanti tentativi sbagliati? Io ho idea di dei film che non funzionano perché non ho capito cosa è successo. C'è un film che io non mi spiego, c'è un film che si chiama Allucinazione perversa. Jacob's Ladder di Adrian Lyne, dove secondo me il film è completamente privo di senso, perché alla fine quello che succede non è spiegabile, non è spiegato. Lui è morto, coscienza della sua morte vive questa situazione. Ma io cosa sto vedendo? La fantasia di un morto? Cioè non mi viene spiegato. Non è soddisfacente. È come quando, attenzione, spesso succede tra sceneggiatori che cominciano, soprattutto gli studenti o i corsi di sceneggiatura, che è una storia molto, molto elaborata e molto, tra virgolette, realistica, e poi finisce con uno che si sveglia. Ma no, dai, troppo facile, è troppo... Come dire, mi fai una costruzione alta e poi era tutto un sogno. Attenzione, perché se tu usi un artificio del genere devi essere molto molto sofisticato per far sopportare al tuo pubblico una panzana del genere. Un po' si avvicina a una pura formalità. Ma una pura formalità mi parla dell'aldilà, e io capisco che lui è morto ed è giudicato. Scusate per chi non ha visto. Io lo capisco, anzi... Se vedo il sesto senso, tanto per fare un altro esempio, sì, ti racconto un'altra gag perché mi piace. Ho un amico operatore, Sandoriano, ma gli voglio bene lo stesso, che mi dice, vai a vedere il sesto senso, Berling ha un finale. E io vado a vedere il sesto senso, vedo sto film, mi piace, no? Un bel thrill. No, un cazzo, io non ho capito per niente. Ho fatto un chioppo, ho fatto un salto così sulla serie, io non ci ho capito niente, e pensavo che il finale fosse quando il bambino scopre che la ragazzina è stata avvelenata dalla matrigna. E dico, vabbè, un finale bello, però proprio esagerato, Bruno, fatto apposta naturalmente, strutturalmente. Hai un pre-finale che ti fa pensare che sei uscito fuori e hai dato quello che si chiama un rilascio, cioè emotivo. Oh, adesso so cos'è successo. È lì che ti ammazza quando scopri che il morto è lui. E ti dico sinceramente, tu l'avrai capito, ma il successo di questo film è che non l'ha capito nessuno, perché se l'avessero capito tutti non ne parleremmo come di un film che ha fatto epoca. Poi di Argos, L'uomo senza sonno, sono tutti film secondo me che hanno parlato. Ma il problema di The Others è che è uscito assieme al sesto senso, ma cazzo, The Others è un filmone. Io manco un bucazzo che capivo che morti erano loro. Secondo me quelli erano lì in casa, c'erano i fantasmi di sopra. E quando alla fine, scusate, altro spoiler, che i morti sono Nicole Kidman e bambini, e che quelli che sento di sopra sono quelli che ci abitano veramente, oggi, oh, megoglioni.
solo che sono usciti assieme e uno ha vinto sull'altro. E beh, insomma, erano due cose che ronzavano sullo stesso. Però è chiaro che qual è il processo mentale? Voglio portarvi a questo. Se tu scrivi il sesto senso, se tu scrivi il sesto senso, non puoi scrivere il sesto senso senza sapere qui che il dottor Bruce Willis è morto. Cioè, capito? Allora, se tu questa informazione, cioè non è che, dire, non è che la creazione cinematografica è logica, no? Allora, qui è morto, ma io, la mia strategia è costruire tutto per dirti che lui è morto qui. Allora io devo andare a posteriori e costruirti tutte le situazioni che ti ingannano. Lui che va a cena con lei, lui che trova questa specie di stanza chiusa, lui che va all'appuntamento e lei che non lo considera, pensando... Veramente, dicevo, ma Bruce, fai qualcosa, parlali con questa ragazza, guarda che ti vuole bene. Cioè, perché ti sei preso? Ma guarda sto qui che testa di minchia, che... eppure gli sono affezionato perché è un bravo uomo, guarda cosa fa col bambino. Cioè, lui che va dalla madre. E poi, caro mio amico, ancora una volta, il film può esistere senza che Haley Joy Osment, come si chiama, ti dica io vedo la gente morta? Perché te l'ha detto all'inizio del film. Io vedo la gente morta. Quindi tu sei morto. Anche la mamma vedo, ma quella non è morta, lo so. Ti faccio vedere che io i morti li vedo veramente. Minchia, cioè, allora, qui è morto, ma io questo te lo metto in fondo. Allora costruisco tutta la mia strategia facendo gli stessi pezzettini, ma combinandoli in modo che questi non mi ingannino, cioè che mi regga tutto il principio che mi porta ad avere una rivelazione. Cosa vuol dire? Che queste costruzioni di senso mi legano dei passaggi che sembrano procedere in una direzione, cioè forse il dottore riuscirà a salvare il bambino dalla sua ossessione, no? E alla fine qui, sì, il dottore salva il bambino dalla sua ossessione, ma è morto. No, se stesso lo salva perché capisce che è morto, capisce che e se ne può andare. No? È così come allucinazione perversa, quando prende coscienza. Secondo me no, succede perché sai perché? Perché non c'è nessuna scena in cui lui mi dica in quel film io vedo i bambini morti. Non c'è nessun perno a questa. È un finale, come dire, un finale a sberleffo. Ah, va bene, ti ho raccontato una cosa, ma sai che cos'è? Le mele sono mature. E cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, io ho visto della roba, poi mi dici che questi qui sono morti in Vietnam. E allora, che cazzo ho visto prima? Se non c'è, non ho neanche una scena dove, non so, mi sia un prologo dove questi qui viene iniettata una droga, per dire, no? Perché sarebbe stata una cosa un po' cheap, ma avrebbe costruito che cosa? Un termine che uso sempre, una logica narrativa, che non è la logica del nostro mondo, no? È la logica interna a questo universo. La logica del sesto senso c'è che un bambino possa vedere i morti, tant'è vero che è quello che vede. Allora, questo è il processo che fate. Lo scopo di tutto questo è riportarti, capisci? È una scomposizione e ricomposizione di che cosa? Di senso. Il senso ce l'hai nella storia. Nella sceneggiatura e nel film che ne consegue hai una costruzione narrativa che mira ad avere un senso, ma mira anche a avere cosa? Il massimo di impatto, l'impatto? Brava, di impatto emotivo. Quando ho il massimo di impatto emotivo? Quando, come nel caso del sesto senso, ti faccio credere una cosa e alla fine... Oh! Perché se... So che lui è morto all'inizio, non ho alcuna emozione, no? È un fantasma che mi sta aiutando, ma mio, posso fare una commedia, no? Come il fantasma di Canterbury. Come il fantasma di Canterbury, come Blight Spirit, come... No, quando muori sei un fantasma e aiuti i vivi che hanno dei problemi, no? Che hanno, come, non so, come Harvey che vede il coniglione, lo vede solo lui. E ottengo... il mio effetto emotivo perché io so che nella natura del film lui vede i fantasmi perché i fantasmi esistono,
ma naturalmente gli altri non li vedono e quindi hanno una reazione diversa, e io simpatizzo per lui. Ok. Che ora abbiamo fatto? 11. Allora, facciamo una pausa, sì che...